Ma secondo me abbiamo fatto la nostra partita come abbiamo sempre fatta. È chiaro che tante volte, sai, abbiamo preso gol, purtroppo su un episodio complicato, perché comunque è un calcio d'angolo battuto sul primo. Sono sempre brutte palle da gestire quelle lì. E poi comunque c'è da dire che abbiamo giocato in un campo molto difficile, perché comunque la spinta che danno i tifosi a Genoa, il contesto li aiuta tanto, secondo me. E io credo che comunque veniamo, siamo una squadra veramente forte, veniamo da tanti risultati positivi e una sconfitta dopo così tanti risultati positivi, secondo me non ci deve assolutamente mettere nessun tipo di allarme, nessun tipo tipologia di paura. Ci sta, fa parte del calcio e niente, chiudiamo pagina e guardiamo la Ternana. Ma io Frosinone, il primo giorno che sono arrivato, sono stato benissimo, subito, proprio, ma è stata non so, una cosa strana, anche perché comunque il ritiro. Ero convinto che questa squadra potesse fare qualcosa di importante quest'anno. Nulla, sono in Serie A, io l'ho detto dal ritiro, la prima intervista che mi hanno fatto, che secondo me cioè, ogni giocatore deve lottare per vincere, cioè, non esiste porsi limiti e dire magari sì, l'obiettivo è la salvezza, dico, non sono tanto d'accordo su questo, io penso che questa squadra abbia tanto da dare ancora. Perché possiamo migliorare tantissimo e credo che contro la Ternana ci rifaremo e che faremo un grosso girone di ritorno.